Allora, amici, buonasera. Penso che sia l'ultimo giorno che vedrete questo sfondo perché ormai è il 10. Domani tolgo tutto, avrei dovuto già togliere tutto. Non ho ancora fatto il video dei regali. Non ho ancora fatto la pochette col calendario dell'avvento dell'anno scorso di Benefit, che con le cose ancora tutte chiuse, ma non ho avuto tempo. In realtà oggi pomeriggio un po' di tempo l'avrei avuto perché avevo 2 o 3 orette, ma ho dormito. Finalmente credo di aver smaltito quelle cazzo di medicine. Mi sento abbastanza bene, finalmente ho trovato qualcuno da costringere a vedere, no, costringere il fatto che ognuno ha i suoi impegni, insomma, e io volevo a tutti i costi, voglio a tutti i costi andare a vedere il film di Checco Zalone, quindi sto andando, mi sto preparando e devo fare assolutamente la tinta. Ho preso il 7 e il 4, che si è smontato adesso in diretta la scatola, la sera smontata dentro il supermercato. Ok, mancheranno sicuramente dei pezzi poi. Allora, è un biondo cenere naturale che servono un po' per uniformare e poi dopo magari farò qualche colpo in attesa che si stacchino le ultime extension e poi vediamo. Insomma, per ora soldi per parrucchiere cose non ce l'è, invece va per le extension c'è la mia amica che fa le diete e cioè gli faccio la dieta praticamente mette le extension in cambio a mo' di baratto. Devo iniziare questo dentifricio, dovete sapere che ho una passione per il dentifricio, questo è al limone. Voi sapete che io adoro limone e aglio, non so se lo sapete, cioè lo dico sempre. Lo so che l'aglio non è una cosa fantastica, però comunque sia, io lo uso tantissimo, il mio alito non ha mai avuto problemi, ringraziando il cielo, anche perché se c'è una cosa che mi fa schifo è cioè, una cosa proprio, un tipo di puzza che proprio mi fa venire. Che ragionamento sto facendo? C'è un odore che non sopporto è la persona con puzza al fiato. Proprio, per esempio, non potrei mai stare con un ragazzo a cui, con l'alito cattivo. Proprio una cosa che. Vabbè, io direi di chiudere qua il discorso. Mi preparo perché tra un pochino mi vengono a prendere. A dopo, ciao, cuo vado. Mi sto truccando e sto usando questa palettina della Kiko che vi dicevo l'altro giorno, che ha quel vetro che sembra rotto, cioè non so se si vede, tutto ragnatelato, così vedete. L'utilità di questa cosa non la capisco, ma soprattutto vorrei fare i complimenti al signore della Elf per come si chiama quell'affare lì? Ma non c'è. Ah sì, c'è il tappino, quello non mi viene il nome adesso, il tappino dei pigmenti. Io non vi dico il fallout che ho avuto poco fa, ero piena, piena, fino a tutta la faccia di questo cazzo di pigmento, ombretto. Cerca di rientrare perché, ok, questa si è capita una cosa. C'è buchi enormi. Il colore è bello, eh. Lo faccio vedere, no. Cazzo, voglio che si veda col buio che sera, vabbè. Comunque, finisco di truccarmi, no? Volevo fare i complimenti alla Elf per come progettano i pigmenti. Guardate qua, il tappino. Io non so se si vede, ma. Ok, abbiamo capito che questa non è una cosa da portare in giro, finisco di truccarmi. Ma io non so se sono io stasera. Allora, questo col Lancome che mi è stato regalato, lo 01 Noir, non scrive un cazzo, non scrive niente, cioè lo metti nella, no, Vicky, no, per favore, lo metti nella rima interna, non scrive niente. Ok, stasera sono lamentata sui trucchi, se hai capito, io non c'ho un, è meglio la Hot Chocolate di Essence, mettiamo la Hot Chocolate. Eccoci qua, Cinema Madison, questo è un film che vorrò andare a vedere. Ho appena assaggiato un pezzettino di pizza. Sono tutta intoppata, bloccata, per evitare di vomitare davanti a tutta la gente. Caffettino prima del cinema, qua sto contando che fanno l'aperitivo con delle zuppette. Non inquadro i tavoli però perché non sta bene. Che bella lampadario! Buonasera amici, 11 di gennaio, non sono truccata proprio, proprio una vagabonda.
Non ho vloggato oggi perché oggi è stata una giornata un po' di riflessioni. Stamattina mi sono fatta 5 km a piedi mentre rispondevo a tutti i miei messaggi di WhatsApp dei pazienti, a organizzare mentalmente le cose. Avevo bisogno proprio di camminare e camminando, a parte che ho scoperto che vicino a casa mia c'è un prato con dei coniglietti, sono rimasta sconvolta, troppo carini, ve li farò vedere. Oggi non mi ero portata la macchina fotografica proprio perché avevo bisogno di qualche ora per me camminando. Io adoro camminare per organizzare un po' i pensieri perché c'ho un bel po' di problemini da risolvere e avevo bisogno proprio di focalizzarmi camminando, e nel frattempo rispondevo ai messaggi dei pazienti, organizzavo il lavoro. Adesso mi trovo alla fermata vicino al policlinico, infatti senza la sirena dell'ambulanza, e sto andando da un mio paziente. Aspettate l'ambulanza. Quello lì ha fatto così come per dire che cazzo fa quella. Buongiorno amici, 12 di gennaio. Aspettate che c'è gente. Qua sempre il palazzo. Allora, non ho la base, non sono truccata, anche se non... Vabbè, aspettate che tolgo la cuffietta perché tante cose da dirvi. Ieri non ho vloggato, ho vloggato solo quei 2 minuti che stavo alla fermata del tram. Mi sono uscita perché c'è un bel sole ma c'è vento, adesso prenderò freddo. Ieri ho dovuto togliere, quando sono andata a fare la mia mega passeggiata, ho dovuto togliere la giacca perché si moriva di caldo. Adesso c'è un bel sole ma c'è vento, non vorrei raffreddarmi, forse era meglio che la portassi. Allora, praticamente è il 12, ho cominciato a togliere il presepe, adesso vado su e smonto l'albero. Domani riprendo al policlinico. Sono un giorno un po' particolare perché ci sono dei grossi problemi da risolvere e sto cercando di risolverli. Poi i pazienti mi stanno spostando gli appuntamenti, ci sono varie cose insomma che io dico, non posso manco parlare per la privacy perché riguardano anche la salute delle persone. Io però quasi quasi non salgo a prendermi la giacca. No, non sono rincoglionita, solo che sono sovrappensiero perché sto pensando alle cose che devo fare in ordine. Forse mi converrebbe prima salire, devo andare alla Conad a piedi, quella che c'è più giù però, perché c'ho il buono anche da 1,70€ di sconto. Ma forse mi converrebbe prima farmi la lista perché devo prendere delle cose, non vorrei. Così prendo anche la giacca, sono disturbata perché ogni tanto spilocco qualche caramella della calza che non vedo l'ora che spariscono, adesso verranno regalate a dei bambini. Domani vado, passo a regalarle a dei bimbi che conosco. Aspettate che prelievo. Allora amici, mi sono messa pesantemente a pulire. Ho scoperto questo prodotto nuovo della Rio, che io adoro la Rio come marca, che è per gli animali domestici, praticamente non tossico, antistatico, pH neutro, profumo menta naturale, non odora di menta, odora di una sorta di limone strano, però praticamente è ottimo. Io lo sto utilizzando un po' per tutto e sto cominciando a sistemare qua, e all'alba del 12 di gennaio sto smontando l'albero di Natale. Ho già messo qua tutte le palline, qua quelle così, qua quelle di Hello Kitty, là c'è il presepe che adesso devo chiudere perché è un po' più grande la scatola del coso, quindi farò un crocco con lo scotch. Adesso tolgo le lucine e quindi metterò via tutto. E sto proprio facendo, sto smontando pacchi, insomma, sto finendo, cioè col trasloco ragazzi. Magari ci sono persone che riescono a fare le cose molto più rapidamente, ma io lavorando, avendo pochissimo tempo, purtroppo non ho modo di fare le cose in fretta, per cui ancora c'è un sacco di pacchi da vuotare. Ad esempio, vabbè, questo armadio ormai l'ho già sistemato con tutta la roba degli sistemato, cioè ci ho messo la roba degli integratori e roba che mi serve per i miei integratori personali e,
Lo sto sistemando già da un po'. Qua ci sono solo dei vestiti, ma andranno trasferiti di là, perché qua è tutta, ci sarà tutta roba, libri, integratori, tutta la mia roba personale. E anche qua sono rimasti solo delle coperte dei vestiti. Qua l'ho svuotato tutto. E è un lavoro enorme, ragazzi, perché vi ripeto, io a casa c'ho, io a casa ho praticamente delle cose appartenenti ad altre persone che nel corso degli anni hanno condiviso la casa con me, in particolare le cose di Silvia, che cioè, escono da tutte le parti. Vabbè, che è abitato 7 anni con me, quindi comunque sia normale, ci sono tutti i suoi documenti, perché poi lei aveva litigato con la famiglia, quindi a un certo punto si era portata via tutto da casa. E però io, scusate la maglietta, ho messo sta magliettaccia che è quella che uso per fare la tinta, perché siccome devo tirare giù cose polverose, anche non mi voglio sporcare, più tardi mi farò la doccia poi ovviamente. E quindi niente, adesso mangio qualcosa e poi devo continuare questa opera di sistemazione, che veramente sarà infinita, ragazzi. Però del re, che cazzo è successo qua? Aspettate. Ok, che è il 12 gennaio e sono 7 giorni di ritardo, ma salutiamo l'albero, il presepe, e questa è la scatola che conterrà tutto per il prossimo anno. Adesso smonto tutto. Ciao ciao! Ecco qua, impacchettato tutto qua dentro, facendo una cosa un po' la Semplina Vicky, con tanto di etichette di carta per non rovinare poi la scatola, che mi piace un sacco. E c'è stato tutto. E arrivederci all'anno prossimo. Questo è stato l'albero di Natale che mi è piaciuto di più di tutti da quando sono adulta, perché ero tanto affezionata a quello che avevo da bambina, che era bianco, ma perché ero una bambina. Vabbè, è il 12 di gennaio, però l'ho fatto, ok? Allora, amici, ormai è il 13, sto finendo le schifezze tra virgolette, perché sono buonissime. Residuo del Natale, ma comunque in questo periodo che sto mangiando pochissimo, un po' di zucchero non mi fa certo male. Sono Nanna, è tardissimo, ci vediamo domani. Sono soddisfatta per aver impacchettato tutte le cose di Natale, domani le metto via, stanno là. Non è proprio un momento di abbandono, diciamo, forse più che altro c'è stata una forza da parte di... Leggo qualche pagina di questo libro, sempre Terry Hayden, Una bambina negli spettri. Vi parlerò anche di questo libro, che è il più inquietante di Terry Hayden, ma è molto molto bello. Buonanotte, amici. Nabiki, vuoi dare la buonanotte? Miau, miau. Non mi caga proprio di striscio. Ma no, fai finta che non ti sto neanche parlando, la Bicchi. Buonanotte. Buonanotte. Ah, ma vuoi assaggiare le calecca? Avanzi con le altre ragazze. Pensavo che fosse giusto, che mi buono. No, la vuoi meglio. La voleva solo odorare. Ovviamente non le faccio mangiare le calecca, da una leccata al massimo e poi... perché le fa male. Buonanotte. Ora, amici, qua finalmente tutto impacchettato. Il pacchetto del presepe non è tanto bello, ma tanto poi verrà richiuso in una busta. Qua tutte le decorazioni, metterò via tutto stasera. È il 13 di gennaio, però ce l'abbiamo fatta. Qua ho fatto un mega smistone. Voi tenete conto che il risultato di questa roba che vedete qua era tutto quello che c'era in questo armadio. Ho eliminato di tutto e di più. Ancora resta un sacco di lavoro da fare. Ora devo scappare, tra poco. Spero di non avere tutto il rossetto sbavato e di non avere... ho mangiato l'ultimo pezzettino di pizza di Camuto al volo. Ed è la prima cosa che mangio oggi. Ieri sera non ho neanche cenato, perché avevo lo stomaco sotto sopra. Quale stomaco? Non si sa. Sono le 15 circa del 13 di gennaio. Io sto andando a prendere da Limoni
il pensierino per la prof, che dovevo prendere l'altro giorno, poi la prof non c'era, ma mi hanno detto che c'era, forse ve l'avevo raccontato in un vlog. Già un pensierino gliel'ho preso perché lei adora appunto con gli orecchini doppi e gli erano presi tre paia, uno di vetro turchese e due paia trasparenti con dentro gli Swarovski, non sono originali però è bigiotteria quella nickel free, così lo sa lei che certo non è che posso permettermi di oro originale da 500 euro, però le piacciono un sacco, anche lei se le compra così e ogni volta che trovo un paio particolare glieli regalo. Gli ho fatto una scatolina carina, poi ve li faccio magari vedere. E manca una piccola cosa da limoni che ho lo sconto, ho lo sconto del 25%. E poi ho i buoni, quelli dei sondaggi, e cosi sim, come cazzo si chiamano? I top selection, no, si chiamano ticket compliments, che limoni prende, quindi praticamente la differenza che vado a mettere di soldi minima proprio. Devi spendere almeno 49 euro, però devo prendere anche un regalino per una mia amica che ha fatto il compleanno e quindi ci rientro. C'ho il 25% di sconto, ho due ticket compliments da 14, quindi insomma la differenza sarà di 10 euro che devo mettere. Scusate ma sto correndo come sempre perché ho cominciato a preparare due kit, ma stasera viene il mio paziente a ritirarli alle 10:30 di sera, passa lui perché deve andare a Firenze. Aspettate che prendo il biglietto dalla metro. E allora andiamo a vedere. Buonasera, quante attività per il genere? Allora, mi sono piegato un po' perché non riuscivo a trovare le cose che collimassero, nel senso che o i prodotti non facevano parte dello sconto o le cose non andavano bene, ma alla fine ho trovato entrambi i regali, ci ho messo solamente 13 euro di differenza. Ora sto prendendo la metro a San Paolo e ci vediamo dopo, così forse riesco a farvi vedere gli orecchini. A dopo, ciao ciao. Ovviamente prima o poi verrò cazziata, ma siccome io, cioè io riprendo non per mangiare legge, ma perché chiaramente sto facendo un vlog, non sto certo fotografando per obiettivi terroristici, però in teoria non si potrebbe, ve l'ho detto tante volte. Se mi dicono qualcosa spengo. Più che altro anche la musichetta della radio a volte dà problemi perché il copyright Ducats, che secondo loro vorrei sfruttare sta musica che neanche so di cosa si tratta, guarda che casino che c'è. Sto facendo tutto in metro con la gente. Guarda. Ho diviso due regali, questo è di Laura, questo è della prof. Ha sempre le mani scricolate. Metro policlinico. Bene, faccio notare che un carrofone mi ha fatto attraversare la strada sulle strisce. Ho incontrato in metropolitana l'altra mia prof, che poi tra l'altro abita di rimpetto a me, cioè se mi affaccio dalla finestra della cucina e lei si affaccia da una delle sue stanze mi vede, infatti cerco sempre di non uscire in mutande e cose del genere. Avendomi visto con un pacchettino di limoni, adesso devo fare un pensierino anche a lei. Non perché non glielo volessi fare, che quest'anno, viste le finanze iper limitate, ho fatto proprio pochissimi pensierini e tutti ricorrendo anche a buoni sconti e cose, perché a me piace fare dei regali che siano carini e proprio pensati sulla persona.
E però ovviamente compatibilmente con le finanze, che sono un disastro. Sono a via Lancisi. Affidate uno perché sto correndo. Finito dalla prof, sono rimersa a San Paolo e adesso ho freddo. Devo passare in farmacia, sono già passata una e un'altra, e poi dai cinesi e poi a casa a finire i kit. Yeah.